Ed è proprio da qui, da Milano, che parte il nostro viaggio verso il centro della musica. Lui è di Catania, nel 1964 si è trasferito a Milano e da piccolo voleva fare il calciatore. Ma in quel periodo ha capito che non era quella la sua vera ambizione, fortunatamente per noi. Ha suonato davvero dappertutto, nei teatri, nei chiostri, nelle chiese, nei palazzetti dello sport e naturalmente non poteva mancare il Propaganda di Milano. Come sempre dal vivo, come sempre su Italia 1, come sempre in diretta su Radio 105. Ebbene sì, qui è Ringo che vi parla dall'astronave di Radio 105 e sta per cominciare il secondo viaggio del Night Express. La meta sono i mondi lontanissimi, pensate di chi? Il maestro Franco Battiato. E se non avete nel senso dell'orientamento, restate seduti e non vi preoccupate. La bussola, la porta. Vi sto parlando di un grandissimo maestro della musica contemporanea, e cioè del maestro Franco Battiato. Inutile dirvi che il Propaganda è già pienissimo. Ed ecco che incontriamo la prima nostra amica di stasera, Carmen Consoli. Ciao. No, ma allora, fermiamoci un attimo. Gli applausi sono tutti per te. Quindi, Battiato è di Catania. Tu sei di Catania e anch'io sono di Catania. Ho l'impressione che questo sarà un viaggio verso sud. Oserei dire una colonia della Trinacria. Una colonia della Trinacria stasera al Propaganda. Ciao Carmen, ci ritroviamo dopo. Dunque, ciao! Ciao! Ed eccoci nella postazione di Radio 105 dove troviamo la bellissima Fabiana. Grazie Paola, complimenti per il tuo vestito. Buonasera a tutti, ciao ragazzi, benvenuti. Cosa ci aspetta? Dunque, mi sembra il caso di iniziare ad accendere i motori perché stasera sarà un viaggio davvero speciale. Partiamo da Milano, poi proseguiamo verso il Mediterraneo, facciamo una capatina in Mitteleuropa e poi dritti verso Oriente. A Night Express stasera il maestro assoluto dei vagabondaggi musicali, Franco Battiato! Con un cappello e un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di scherzava a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di oh, my God.
Marco Battiato, Net Express, buonasera. Ciao. Buonasera. Ti prego. Sono qui. Maestro mi fa sentire un maestro di scuola elementare. Togliamo questo appellativo. Lo eviterò allora. Grazie. Per il resto della serata. Grazie. Dunque, tu sei di Catania come me. Ti sei trasferito a Milano qui come me, però sono, da quel per momento... Sono, per essere esatti, della provincia di Catania. Della provincia di Catania. Che oggi si chiama Riposto. Però, da quel momento hai fatto davvero di tutto, della sperimentazione, dei dischi rock, delle opere liriche, hai studiato le culture orientali, hai studiato Ebbene, il violino. Sono un'insalata mista. Ti sei persino dedicato alla chitarra elettrica e tutto questo senza mai perdere la rotta. Tu pensa, Carmen, che io sono a Milano da 4 anni e ancora mi perdo in metropolitana. Beh, pensa a New York. Quindi tutto sommato sono stata fortunata. Credo di sì. E con Opel Tigre inizia il nostro viaggio verso il centro della musica. Al Net Express, Franco Battiato! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tunnel che girano sulle spine dorsali al suono di cabigliere del catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braceri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balene estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di 7/8. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balene estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. La terapia personale di Serena Dandini. Il momento terapeutico. No, io voglio ringraziare, lui è venuto a trovarci, ha cantato sdraiato su un addormes. Io sono qua sdraiata a terra per ascoltarlo, il minimo, capito? Per ricambiare. Allora, domanda.
Battiato, interrogato. Eccoci qua. Ecco. Allora, per noi ci piaci, perché anche sei un po' il simbolo di una libertà artistica, se ancora si può usare questo termine. Tu non ti sei negato niente, praticamente. Sei passato, come diceva prima Paola, dalla musica d'avanguardia al rock, dalla canzone alla musica religiosa. Sembra che non hai mai, sei stato sotto nessun compromesso. Sì, però sono stato schiavo dei miei raptus. E questo volevo dire, ma tu hai fatto tutto quello che volevi o c'è qualcosa per cui ti hanno fermato, hanno detto questo no, fermo, fermatelo? Diciamo che con l'età ho imparato, ed è grande per me questa conquista, è stata grande, che sapere non dire quello che pensi e sapere fare quello che non ti piace è molto più importante che fare quello che ti scappa. Questo è un messaggio anche per i giovani musicisti che iniziano questo lavoro. Grazie Serena. E a questo punto sul palco Franco Battiato è stato raggiunto dai CSI di Giovanni Lito Ferretti. Franco Battiato è il consorzio suonatori indipendenti qui a Night Express. Franco, Giovanni, avete voglia di fare due chiacchiere qui nel nostro salotto musicale? Dunque, inutile ripetere l'eclettismo del maestro che da stasera ho l'onore di chiamare Franco, lo stavo per dire. E i CSI hanno lavorato a questa colonna sonora di Tutti giù per terra, e anche fatto una parte in quel film che è molto molto divertente. Però a questo punto, vedendo questo confronto, mi chiedevo, Franco, Francuzzo anzi come diremmo dalle nostre parti, a quando la tua colonna sonora? E chi lo sa? Quando? Come? Vedi che pubblico attento! È incredibile, è vero. E sono troppo preparate, sì, ne ho fatte due. Una, come dicevi tu, Brunelleschi, ma che poi non hanno usato. E quindi è stata un'esperienza particolare. La seconda, che è stata una colonna sonora di un film televisivo che poi è andato anche nei circuiti cinematografici, un film su Benvenuto Cellini, ed è stato un po' traumatico vedere proprio quella musica sulla quale avevo lavorato tanto schiacciata in fondo, quasi non si sentiva. E poi allora o fai dei contratti all'americana o se no lasci stare, o quando lavori, quando trovi un regista che pensa che la musica sia importante per un film, ecco. Giovanni, in apertura parlavamo del viaggio al centro della musica, abbiamo detto che voi avete fatto un viaggio bellissimo in Mongolia. Quando sei rientrato, una delle tue dichiarazioni è stata: il mondo si divide tra nomadi e sedentari. Innanzitutto dimmi, quanto tempo sei stato? Io in Mongolia sono stato 2 mesi in realtà, però vari anni nella mia mente. Io però credo che voi facciate parte di quelle categorie di pochissime persone che sanno essere sia sedentari, sempre con intelligenza, ma soprattutto nomadi. Rosario. Allora, una bella coppia di domande. La prima è per Franco Battiato, e viene addirittura dalla Spagna, perché il ragazzo che ce la pone non è italiano, ma è appunto spagnolo. A te il microfono. Bene, grazie. Il mio italiano non è molto buono, ma mi piacerebbe sapere, per Battiato fondamentalmente, no? Che pensi del fenomeno della musica, del grande successo che voi, gli italiani, avete in la Spagna, in particolare Battiato, e per quando la prossima visita alla mia terra? Sì, è vero, in passato specialmente sono stato tante volte in Spagna, è un pubblico molto vicino a quello italiano, abbiamo tradizioni, poi io sono siciliano, siamo stati dominati dagli spagnoli, come sapete. Sì, mi sono trovato a casa, perché la Spagna è, sì, più che vicina all'Italia, direi che più vicina alla Sicilia, specie all'Andalusia. Quando verrò, credo prima di Natale. Questa è una promessa, qui, in diretta a Night Express. Come ha detto Franco prima, i CSI hanno da pochissimo superato questo grandissimo traguardo del disco d'oro. Quindi stasera a Night Express, Forma e Sostanza, Consorzio Suonatori Indipendenti. Grazie! No, 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 no.
sempre in diretta con l'astronave di 105. Il viaggio verso il centro della musica ci porta lontano questa sera. Siamo diretti in Mongolia con i CSI dal vivo al Night Express. Ragazzi, mettetevi una maglia di lana, fa freddo in Mongolia.
il viaggio del Night Express continua e si incrocia con quello, con il percorso artistico dei CSI. Ma secondo te, secondo questo ragazzo con la maglia azzurra, dov'è il centro della musica? Secondo me è proprio a casa di Franco Battiato, magari sotto il letto. Ma sai che Franco posso, credo di poter dire che è un onnivoro di qualsiasi forma d'arte, soprattutto quella musicale. Pensa che per l'estate catanese, importante avvenimento siciliano di musica di cui è stato direttore artistico, ha organizzato addirittura un raduno hip hop. Però ti racconto di più se vieni con me, vieni? Ok, vieni. Venite anche voi? Sapete dove lo cercherei io il centro della musica? Alla Wembley Arena di Londra, dove in questo momento c'è il concerto di Puff Daddy and the Family. Beh, magari sarà difficile arrivare in tempo, però con la mia Opel Tigre andrei dovunque c'è musica. E poi la distanza non è un problema, perché con Opel Tigre si viaggia sempre in grandissima sicurezza ed ha una guida estremamente piacevole. Puoi averla con ABS, climatizzatore, airbag, cintura con pretensionatore, servosterzo, sedili sportivi ed avvolgenti. E poi Opel Tigre è bella, è davvero il coupé della nuova generazione. E in Italia all'estero fa sempre tendenza. Direi che è stilosa come il rap di Puff Daddy, l'uomo che con il tributo al suo amico Notorious B.I.G. ha stabilito il record di vendite di quest'anno. Pensate, più di 1.200.000 copie del singolo in tutto il mondo. In questo momento Puff Daddy sta rappando alla Wembley Arena di Londra in compagnia di altre star come Lil Kim e Little Caesar. È un grande evento per l'Europa, peccato però che sia a Londra. E con Opel Tigre sono appena rientrata al Propaganda, guardate che ho trovato Federica Panicucci. Ciao Paola, ciao a tutti. Dunque, tu sei un'eccellente conduttrice televisiva e una bravissima DJ radiofonica. Il tuo lavoro in radio quanto ti aiuta in TV? Mi aiuta tanto, soprattutto perché in radio, insomma, lo sapete, non ci sono copioni, non ci sono tracce scritte, perciò è tutta pura improvvisazione. Allora ti aiuta veramente a risolvere qualsiasi impaccio e questo sicuramente poi in televisione torna molto utile. Certo. Tu fai tantissime serate, quindi tantissimi chilometri in macchina, però penso che ci sono ancora uomini che pensano che noi donne al volante siamo un po' pericolosi. Che messaggio mandi loro? Ma che noiosi! Innanzitutto che non è vero, le donne al limite possono essere molto prudenti, tengono sempre la cintura allacciata e quindi guidano molto molto bene. Provare per credere, venite in macchina con la Panicucci e lo dimostro, giusto? A questo punto rientriamo al Propaganda, così continua la musica di Franco Battiato. Ottima musica, andiamo. Tutti i giorni alle 14 da lunedì al venerdì su Italia 1 entrate nel covo delle Iene con Peppe Quintale. Ti ho rotto gli occhiali. Dario Cassini. Non toccare i miei. No, esatto, costano una cifra. E tutte le altre Iene per farci divertire eccezionalmente. Venerdì 3 ottobre, dopo Scherzi a parte, puntatona delle Iene, entrate con noi nel covo delle Iene. Vi divertirete, ciao! Verso il centro della musica qui a Night Express. Carmen, quando è scritto Amore di plastica, a chi pensavi? Quando ho scritto Amore di plastica, non lo posso dire. Questo però vuol dire che pensavi ad una persona in particolare. Bene, pensi invece che Franco Battiato, quando gli hanno chiesto ma questa canzone chi gliel'ha ispirato, lui ha detto un'astrazione. Con La Cura, Franco Battiato al Night Express. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirò
che sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquila i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Bellissima canzone. Ciao a tutti da Fabiana, ragazzi, e un saluto al pubblico di Italia 1. Buonasera Battiato, mi trovo qua nella postazione di Radio 105, siamo al centro, un po' più in alto, eccoci qua. Sì. Allora, noi abbiamo un po' di domande, tante, che ci sono arrivate da tutta Italia, ovviamente non tutte stasera le passeremo a lei, ne abbiamo scelte alcune. Allora, il primo è un fax di una nostra amica che si chiama Giulia da Ascoli Piceno e chiede: Battiato, lei sente ancora il bisogno di un centro di gravità permanente? Oggi non più. Non più. Era molto curiosa Giulia. Mi sto abituando a una stabile precarietà. È difficile anche quello. Molto difficile. Allora Battiato, abbiamo una telefonata, Eleonora dalla provincia di Nuoro, spero di aver detto bene perché poi se dico Nuoro so che si arrabbiano. Eleonora! Sì, ciao Fabiana. Ben arrivata. Grazie. Puoi dire anche Nuoro comunque. Va bene, allora, Eleonora da Nuoro. Sì. Volevo fare una domanda a Franco, va bene, prima diciamo che è sempre bravissimo e i suoi testi sono sempre profondissimi. Io volevo sapere quanto influisce nei testi delle tue canzoni, naturalmente anche quelli scritti da Manlio Sgalambro, la religione o la filosofia che segui? Beh, non facile. Ho sempre pensato che la religione sia uno stato, non una istituzione. Però gli uomini hanno bisogno di gerarchie, ahimè. Grazie ad Eleonora. C'è un ultimo fax, Battiato. Sì. Allora, c'è Daniele di Perugia che ha letto da qualche parte che lei è un estimatore degli Smashing Pumpkins. L'ha letto in una dichiarazione che lei ha rilasciato in un giornale. Vuole sapere se è vero
E se invece tra i gruppi italiani c'è qualcuno che lei stima più degli altri? No, non farei questo giochino delle classifiche di qualità o di stile, diciamo, ma posso dire che ultimamente ascolto in radio dei nuovi, senza fare dei nomi, che trovo veramente in rinnovamento e mi fa piacere, soprattutto dei giovani stanno sul serio conquistando uno spazio che mi sembra interessante. A proposito degli Smashing Pumpkins o dei Prodigy, che sono un pochettino una sola, perché è così, l'industria anglo-americana ha conquistato il mondo attraverso la pubblicità e continua così, però ho sempre apprezzato il talento e devo dire negli Smashing questo c'è forte. Dunque, adesso il nostro viaggio si addentra in un territorio fatto di trappoli, spero di non inciampare. Franco Battiato è un eccelso musicista, un editore, dipinge, ha composto opere liriche, persino una messa, e ultimamente collabora con un filosofo che è autore, drammaturgo e occasionalmente anche rapper. Annette Express, Manlio Sgalambro! Allora, vediamo... Ah sì, di passaggio. Tautò, Denizon, Kai Tenecos, Kai Gregoros, Kai Cadeuson, Kai Neon, Kai Garayon, Kade Carne, Tapeson, Eski Neski, Kakeina, Palin, Tauta. Diretta da Radio 105, qualcuno dice che siamo solo di passaggio su questo mondo. Allora ragazzi, tanto vale viaggiare. A Night Express la grande musica dal vivo, il grande Franco Battiato. Passano gli anni, i treni topi per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne. Passa la gioventù, non te ne fare un vanto. Lo sai che tutto cambia, nulla si può fermare. Cambiano i regni, le stagioni, i presidenti, le religioni, gli urlettini dei cantanti. E intanto passa ignaro il vero senso della vita. Si cambia amore, idee, amore. Siamo solo di passaggio. Commozione, diametrali delimitazioni, 720 case, soffia la verità nel libro della formazione. Passano gli alimenti, le voglie, i santi malcontenti. Non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. Cambiamenti di costume. E intanto passa ignaro il vero senso della vita. Ci cambiano capelli, denti e segni a noi che siamo solo di passaggio. Hey,
aire, pleombro tos pombrachiotis, elata fluxelu, techios eis aden, axion uden, idon thanatu, kakon, alla platonos, alla platonos. A Night Express, l'unico musicista che è riuscito a conciliare il pop con la filosofia e soprattutto l'unico filosofo che è riuscito a conciliare Schopenhauer con Jovanotti. Dunque, voi vi preparate, però magari non volete fare due chiacchiere? Franco mi ucciderà stasera. Mentre ti accordi, quando sei pronto... Hai voglia? Con la chitarra, sì, se il jack te lo permette. Maglio Sgalambro, possiamo averlo qui? Allora, sì, in mezzo io e poi... Non sei abbastanza comodo? Ok. Buonasera. Buonasera a lei. Com'è iniziato questo vostro sodalizio? Beh, come iniziano tutte queste cose, per caso. Sua maestà il caso ci ha visti e ci ha uniti, così. Dunque, non è mio costume di solito fare queste domande, però è una cosa che secondo me tutti noi abbiamo pensato almeno una volta nella vita. Quando un filosofo non canta, cosa fa? Beh, quando un filosofo non canta, scrive i suoi libri, pensa alle sue cose, è quello che faccio io. E riflette. Rosario. Abbiamo due ragazzi che lavorano in società, nel senso che pensano insieme le domande, poi uno dei due la dice, però la studiano insieme la domanda, che hanno appunto una domanda per Sgalambro. Voi il microfono. Buonasera Sgalambro, io volevo chiederle, quando lei compone una canzone, io ho un po' l'impressione che sia il potere evocativo del concetto che vuole dire a dare la musicalità del verso, più che le leggi della metrica o la rima. Lei sente la musica prima oppure si ispira a qualche cos'altro? Perché secondo me ha un modo di comporre che è assolutamente originalissimo. Capita che anzitutto sia fatto il testo, che quindi ci sia la musica delle parole, indubbiamente. Le parole, lei ben sa, hanno una struttura musicale, una struttura sonora, possono averla comunque. E poi sopravviene la musica, ma capita anche tutto al contrario, cioè dire la musica... Il testo musicale di Battiato sia già pronto, sia già fatto comunque, e bisogna non farvi entrare le parole, ma tramarlo, fare in modo, cioè dire che adesso parole e musica si intrighino tra loro, si mettano a stare assieme, diciamo così. E così avviene. Franco, mi fermo qui. Dunque, nonostante la tua apparenza particolarmente seria, si dice in giro che tu sia un buon tempone, infatti a quanto pare per ogni tour tu hai una storiella da raccontare, c'è un aneddoto così che perlomeno mi è stato detto da chi ti è particolarmente vicino, hai sempre delle storielle da raccontare durante i tour, è vero? E se ce n'è una hai voglia di raccontarla qui stasera? Beh, anzitutto direi che la serietà non può non essere compatibile con la spiritosaggine, se no non è serietà, è un'altra cosa. Il grande Totò ce l'ha insegnato. Sì. Beh, quella è un'altra zona ancora, se mi permetti. Sì. No, aneddoti così a freddo, dovevo prepararmelo, non me la sento. Grazie. Ah, prossima volta te lo chiederò e poi magari ne parleremo dopo. Rosario? Allora, di ospite in ospite, sono qua con Serena Dandini. Non solo, poi c'è un'altra sorpresa. Ciao Serena, benvenuta. No, io voglio dire, con tutta la stima, l'ammirazione, l'adorazione che ho per il professor Sgalambro, qua non ci si può nascondere dietro al filosofo. Lei ha delle responsabilità. Professore, bisogna dire la verità. Allora, con la canzone La Cura, qua c'è un gruppo d'ascolto, La Cura, voi avete praticamente creato la crisi di migliaia di rapporti italiani. Allora, le ragazze... Bei
pendono dalle labbra di questo testo, naturalmente. Nessun uomo gli ha mai parlato così. Ma gli uomini sono disperati perché hanno il complesso di Battiato, di inferiorità. È vero? Allora, qua le vie che portano all'essenza, qui al massimo ci portano in pizzeria. Hai capito? Fermare le correnti gravitazionali per non farci invecchiare, sia fuori la verità, qua sono disperati, nessuno li ascolta più, ascoltiamo solo voi, fate qualcosa, rassicurateli. Beh, noi stiamo facendo un nuovo disco, Battiato io, e c'è qualcosa che forse potrebbe in qualche modo fare a caso loro. Ecco. Esatto. Fare a caso degli uomini sicuri. Una cosa tipo ti strapperò tutti i capelli, cioè, esattamente il contrario. Aspettiamo con speranza. Scherzo, scherzo, è chiaro. Dunque, hanno età diverse, hanno provenienze diverse, arrivano appunto da città diverse, hanno interessi diversi, però hanno una cosa in comune, cioè il gusto per il paradosso. Stasera, su questo palco, Franco Battiato, Manlio Sgalambro ed Enrico Ghezzi in Canzone Chimica! Scusate, gli insegno la parte al volo. Tu fai... Va bene? Va bene. Beh, proviamo. Vai. Quindi faccio, 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 quindi faccio,
Cantante in esclusiva su Italia 1. Carmen! Carmen Consoli! Carmen Consoli, strani giorni! Questo è Night Express! Buona serata! Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro apparire come un regalo. Il cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Cantava, sento rumore di swing provenire dal neolitico, dall'oroce, sento il suono di un violino, e mi circondano l'alba e il mattino. Chissà com'erano allora il rio delle Amazzoni ed Alessandria la Grande e le preghiere e l'amore. Chissà com'era il colore, you look at the hands, not at the face, if you want to stay out of trouble. Vivano suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini conclave, ma anche battaglie e massacri di uomini civili. L'uomo neozoico, where you go at night, dell'era quaternaria. Strani giorni, viviamo strani giorni. Nella voce di un cantante si rispecchia il sole, ogni amata, ogni amante. Strani giorni, strani giorni. I'm going into reveries, I'm in the big outline, the whiskey flow sending me to the past. Action, roll the cameras, here comes the light into my life. Centro della musica. Ringraziamo Opel Tigre che ci ha portati tutti a destinazione. Grazie, grazie Franco Battiato, Enrico Ghezzi, Maglio Sgalambro, Serena Gandini. Grazie per essere stati qui con noi. Naturalmente grazie Rosario. Ci vediamo la prossima settimana.
Grazie Fabiana. Grazie ragazzi, appuntamento la prossima settimana, ciao. E grazie a tutti voi che ci avete seguito su Italia 1, su Radio 105 e voi qui dal vivo al Propaganda. Franco, grazie, grazie di cuore. Piringo vi parla dagli studi di Radio 105, con Battiato questa sera l'abbiamo fatta di strada. E se i lunghi viaggi non vi spaventano, Night Express riparte giovedì prossimo. Nel frattempo, buona permanenza. Sentimiento nuevo che mi tiene alta la vita, la passione nella gola, l'eros che si fa parola, le tue strane inibizioni che scatenano il piacere, lo scivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini, là per come un'oasi nel deserto ancora mi cattura, ed è bellissimo perdersi questo incantesimo, è bellissimo perdersi questo incantesimo.
stato magistrale nell'ora di ginnastica o di religione. Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto. Da quando sei andata via, il mondo è grigio, il mondo è blu. Dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran, canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuole di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro, la barba con rasoio elettrico. Faccio più, il mondo è grigio, il mondo è blu. Like a rolling stone.